Eh, sì, buongiorno da Mondo Futsal. Siamo qui con il portiere Guercio dello United Pomezia, eh, protagonista di due bellissime parate verso la fine della partita. E un commento sulla tua squadra e su la, questa è la terza vittoria di fila da parte della tua squadra. E un commento su come avete giocato e in generale eh, cosa ne pensi tu di questa partita? Sì, buonasera a tutti, intanto eh, stiamo lavorando bene. Penso che i risultati ci danno ragione, in settimana lavoriamo duramente, pure il mister ci fa lavorare duro su azioni offensive, difensive come il mio ruolo, eh, abbiamo fatto una grande partita, non era per niente facile, loro ci hanno messo in difficoltà con il loro pressing, siamo stati bravi a uscire due o tre volte, eh, è stata una bella partita molto intensa. E appunto verso la fine della partita sei stato protagonista di due bellissime parate una sul tiro libero e un'altra su una bellissima conclusione ravvicinata come ti senti tu personalmente e se sei soddisfatto della tua prestazione? Allora io sono felicissimo, uno intanto per i tre punti che fanno sempre bene e quella è, è la cosa importante poi ringraziamento da parte mia va a Maurizio Sala e al nostro Gian, Gian Piero Amaducci preparatore di portieri che a noi portieri ci ammazzano tutta la settimana, <ride> però i risultati li vediamo, cioè, stiamo tanto sulle gambe, anche su tiri liberi, molte posizioni, Lavoriamo, andiamo a curare i movimenti, ci fanno lavorare tanto sulla velocità e, e per fortuna ho fatto il mio dovere oggi, uno è entrato ma dobbiamo migliorare, dobbiamo migliorare. Siamo qui nuovamente con il direttore espertivo dell'LN1 e quest'oggi purtroppo usciti dal campo con una sconfitta anche se non pienamente meritata. Un commento su questa partita e su diciamo, sulla, come stanno i ragazzi fisicamente e tatticamente. Sì, diciamo che oggi la sconfitta diciamo, è anche meritata perché comunque sapevamo che venendo qui a giocare su questo campo contro una squadra così attrezzata bisogna sbagliare pochissimo. Noi abbiamo sbagliato un po' troppo e abbiamo pagato a caro prezzo e questa cosa. E poi abbiamo avuto delle occasioni poche ma abbiamo avuto per magari fare qualche gol e abbiamo sbagliato anche quella, anche grazie merito al portiere loro che è stato bravissimo. E quindi, niente, oggi è andata male. Ci, ci rimbocchiamo le maniche e pre, pre, ci prepariamo in settimana per la prossima partita. I ragazzi oggi stavano diciamo, carichi all'inizio, poi magari al primo errore si sono un po' demoralizzati e non siamo più riusciti a, a, diciamo, a rientrare in partita. Oggi è andata così. Speriamo, speriamo la prossima andrà meglio. E qualche diciamo, disputa tra l'arbitro e il, forse il vostro allenatore, eh, magari c'entra qualcosa? Le decisioni arbitrali oppure sono state solo decisioni? sul campo e comunque la bravura dell'United Pomezia a vincere questa partita? Sì, quello sicuramente la bravura de dell'avversario, no, l'arbitro non c'entra niente, queste cose magari in panchina capiano perché magari durante la partita ci sa però non, è, non dipende da, da quello, la colpa è solo nostra e, e basta Va bene, grazie per l'intervista al direttore sportivo dellnn 1 e eh, buon pomeriggio Grazie a voi, buonasera a tutti.